Eccoci qua con una nuovissima ricetta. Questa sarà una nuovissima rubrica. Saranno le ricette con il Mambo 10.070 della Cecotec. Quindi, se siete interessati, questo qui è il robottino, troverete la review nel canale. Oggi andiamo a preparare insieme l'impasto per fare i sofficini e non perdetevi perché ci sarà anche la ricetta della besciamella. Quindi andiamo subitissimo a preparare la nostra ricettina. Accendiamo il Mambo e andiamo a fare l'opzione bilancia. Questa sarà la mia prima ricetta in assoluto, lo sto provando per la prima volta pure io. E andiamo a mettere 500 ml di latte. Questa cosa della bilancia la trovo favolosa, fa niente se è un pochino di più. La trovo favolosa perché non vado a sporcare un sacco di ciotole e ciotoline. Prendi la bilancia, prendi quello, prendi quell'altro. Quindi facciamo di nuovo il simbolo bilancia che significa tara e andiamo a mettere 40 grammi di burro. Io dentro ho messo il Mambo Mix, il gancio. E abbiamo 40. Nell'info box vi scriverò le dosi esatte. Non fateci caso se è un po' più, un po' meno da me, però ve le scrivo precise le dosi. Vi ricordo che l'info box si apre cliccando la freccettina nel titolo, vicino al titolo. Dopodiché vado a mettere un pizzico di sale. Questa maniera io metto un pizzichino anche di noce moscata in base ai vostri gusti, ma se non vi piace potete anche non metterla. E iniziamo a far riscaldare il latte e nel frattempo facciamolo girare in modo che così lui non si attacca. Dopo andiamo a mettere 250 grammi di farina 00. Quindi vado a dare tempo, facciamo 2 minuti, il tempo che appunto il latte si riscalda e il burro si scioglie, andiamo a dare una temperatura quindi e la portiamo a, facciamo 80, pressappoco io sto facendo a occhio perché non so come funziona, ecco, perché appunto è la prima volta. Una velocità cioè di 2, quindi la potenza per appunto mescolare, e come caloria la metto a 4, non troppo piano ma non troppo forte, non voglio andare a bruciare. Prima proviamo così, poi vediamo come appunto viene, perché non so, è la prima volta, come ho già detto 10 miliardi di volte, e quindi vediamo insieme. Quindi mettiamo il coperchio e azioniamo il Mambo. Mancano 3 secondi, 2, 1, come vedete fa fumo. Fine, apriamo il coperchio e andiamo a controllare. Il nostro burro è quasi del tutto sciolto, come potete vedere. Quindi continuo a far andare il Mambo sempre per, facciamo 5 minuti. Stavolta lo metto un pochino più veloce, facciamolo a 4. Come temperatura io voglio andare appunto a cucinare il composto, lo metto a 85 e qui lo mettiamo a 5. Vado a mettere 250 grammi di farina, quindi bilancia, aggiungiamo appunto 250 grammi di farina, ovviamente io sempre un po' tutto di più, e rimettiamo il coperchio. Facciamo andare.
si deve creare una palla. L'ultimo minutino vado a metterlo a velocità 3 e lo faccio solo impastare. Di tanto in tanto sono andata con una spatola a togliere dalle pareti il composto e mettere quello sotto, portarlo sopra, quello di sopra, quindi portarlo sotto, in modo da avere un composto ben cucinato, perché chi ha già fatto i sofficini in casa, senza ovviamente mambo, può darmi conferma che nelle pareti appunto della pentola dobbiamo andare velocemente a staccare l'impasto per avere un composto, una pallina, ecco, un composto molto compatto. Comunque nell'info box vi lascio anche la ricetta dei sofficini senza mambo, se volete farli così, normale, a mano. Ed ecco qua che ha finito. Vado ad aprire e qui abbiamo il nostro composto. Guardate qua, favoloso. Lo mettiamo sul banco di lavoro, attenzione perché scotta ancora. Vado a mettere un po' di farina e lo lasciamo raffreddare. Mi raccomando, non andateci a mettere le mani adesso perché vi ustionate. Un pezzo è venuto via, l'altro con la spatolina lo andiamo appunto a prendere e lo mettiamo lì. Adesso vi faccio vedere anche il fondo della caraffa, ma è normale perché chi appunto sa i sofficini anche fatti nella padella, viene quella specie di platina in fondo alla padella. Quindi è normale che la nostra caraffa ha appunto questa platina. Attenzione perché è ancora scotta, però per farvi vedere. Vedete? Puliamo nel frattempo la caraffa perché poi ci servirà per andare a fare la besciamella. Però questo è il composto ottenuto con il nostro mambo. Brucia, 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 brucia. Aspettiamo. Quindi ecco qua il nostro panetto, io ho già dato una bella impastatina. Adesso andiamo a stendere una sfoglia, vado a infarinare pochino pochino l'impasto qui su e qui il banco di lavoro. Con un coppapasta o comunque con un attrezzino per fare i panzerotti vado a creare prima dei cerchi. Questo vado a rimpastarlo, vado a stendere di nuovo la sfoglia e poi vado a schiacciare un pochino per allargare un po', vado a condire. Io andrò a preparare del pomodoro e mozzarella, quindi alla pizzaiola con dell'origano, poi andrò a mettere qui il composto e a chiudere. Ovviamente potete farlo sia manualmente che con questo attrezzino per panzerotti o ravioli. Vi faccio vedere come vado a condire il sofficino al pomodoro. Quindi prendo il composto, lo metto al centro, metto anche un cucchiaino di besciamella. Quindi qui abbiamo la besciamella, vado a metterne un po' così e con l'attrezzino che vi ho detto poco fa andate a sigillare. Quello che fuoriesce lo mettiamo da parte perché poi andiamo a rimpastare e a creare altri sofficini. Ci sono due metodi: o quello di andare ad usare il besciamella e il prosciutto qui e poi aggiungere la mozzarella, oppure fare come me. Siccome è avanzato un po' di composto di mozzarella e pomodoro, io qui stesso vado a mettere il prosciutto tagliato a pezzetti e la besciamella, così, non troppa perché appunto non dobbiamo andare a farlo troppo liquido,
E così andiamo a creare quelli al prosciutto. Potete anche non mettere ovviamente il pomodoro e quindi avere un composto bianco. Però fidatevi che così viene una favola. Composto forse un po' troppo, però non fa niente. Questo lo togliamo, non andate a impastarlo con l'altro. E voilà. Adesso prendiamo 2 uova, le sbattiamo, prendiamo del pan grattato. Dobbiamo andare a mettere nell'uovo, così, scolare un pochino, e nel pan grattato. Fine. Metterli nella friggitrice o in una padella con dell'olio e abbiamo i nostri sofficini fatti in casa con il mambo. Quindi ecco qua, ne ho messi 2, li vado a calare nell'olio bollente e ci vediamo tra pochissimo. 2 minuti e guardate che sono belli. Carta assorbente, li mettiamo qui, facciamoli tutti quanti e ci vediamo dopo.